Da anni sentiamo dire che il turismo dovrebbe essere l'oro della Sicilia, ma ancora tante cose non sono state fatte, musei chiusi, siti dimenticati. Cosa, la politica dovrebbe fare? Ma dovrebbe immaginare un nuovo modello di organizzazione per la Sicilia e per il turismo in particolare. Il turismo, lo abbiamo sempre detto, è un settore economico trasversale, quindi come tale deve incidere in tutti i settori della vita produttiva della regione. Ecco cosa dovrebbe praticamente fare, cosa mi auspico possa fare questo nuovo assessore che, esponente del Presidente della Regione, può interpretare perfettamente questo sentimento e questa necessità. Palermo negli ultimi tempi è diventata una meta di turismo, ma un turismo mordi e fuggi, soprattutto i turisti che scendono dalle navi da crociera che stanno qualche ora. Cosa si può fare per tenerli più in questa, non solo a Palermo, ma nella regione? Beh, intanto Palermo è esplosa come destinazione turistica grazie ad un livello di attrattività che è riconosciuto un po' in tutto il mondo. Certo, sono migliorati i livelli di ricettività, rimane l'aspetto del movimento crocieristico, ha ancora una grossa valenza promozionale, bisognerebbe ovviamente governare meglio il settore, provando ad incentivare lo sviluppo dei consumi nella città e offrendo praticamente degli itinerari che in tempi brevi possono essere meglio utilizzati. Non si può alla vigilia del grande ciclo delle feste, tipo quelle di Natale, Pasqua, eccetera, eccetera, continuare sempre a discutere se i musei rimarranno aperti o meno. Al mercato bisogna dare delle certezze, anche da questo punto di vista. Poi abbiamo l'esperienza che è avvenuta in tutto il paese, in cui i musei sono stati assolutamente riscoperti. Questo vuol dire che ovviamente hanno un grosso richiamo e dal punto di vista turistico possono diventare un ulteriore attrattivo, un ulteriore valore aggiunto rispetto a quello che già offre la Sicilia dal punto di vista paesaggistico e di quelli che sono i suoi segmenti specifici da sempre, che è l'enogastronomia uno fra tutti. C'è un problema di mobilità sia per chi arriva in Sicilia, che ha chiaramente delle difficoltà. La Sicilia è facilmente raggiungibile fondamentalmente con i voli aerei. Tanto è stato fatto da parte delle società aeroportuali, ma ancora tantissimo rimane da fare. Credo che anche lì è un problema di un modello organizzativo. Noi dovremmo provare ad aumentare, proprio come destinazione Sicilia e non come singolo aeroporto, un potere contrattuale nei confronti delle compagnie aeree. Questo ci metterebbe nelle condizioni di stimolare in un rapporto di partenariato dei rapporti di collaborazione per sviluppare collegamenti diretti punto punto con le maggiori destinazioni dalle quali possiamo generare flussi turistici.